Laser. Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto da Brigitte Schwartz. Il 2 marzo 1757 Robert-François Damien, dopo aver reso pubblica confessione, viene condotto sul patibolo a Parigi. Per ivi esser tanagliato alle mammelle, braccia, cosce e grasso delle gambe. La mano destra tenente in essa il coltello con cui ha commesso il detto parricidio, bruciata con fuoco di zolfo. E sui posti dove sarà tanagliato sarà gettato piombo fuso, olio bollente, pece bollente, cera e zolfo fusi insieme, e in seguito il suo corpo tirato e smembrato da quattro cavalli, e le sue membra e il suo corpo consumati dal fuoco, ridotti in cenere, e le sue ceneri gettate al vento. L'aiutante del boia, benché forte e robusto, fece molta fatica a strappare i pezzi di carne che prendeva con le sue tenaglie due o tre volte nello stesso posto, torcendo, e quello che egli toglieva formava ogni volta una piaga della grandezza di uno scudo da 6 lire. Non riuscendo lo squartamento alla perfezione, dopo 2 o 3 tentativi, il boia Samson e quello che lo aveva tanagliato tirarono ciascuno un coltello dalla tasca e tagliarono le cosce dal tronco del corpo. I 4 cavalli, essendo al tiro, portarono via le 2 cosce, ossia quella del lato destro per la prima, poi l'altra. In seguito si fece lo stesso alle braccia e alle spalle e ascelle e alle 4 parti. Bisognò tagliare le carni fino all'osso. I cavalli, tirando a tutta forza, staccarono il braccio destro per primo e poi l'altro. La descrizione del supplizio di Robert-François Damien, una pratica frequente nei secoli dell'Ancien Régime, dal volume di Michel Foucault Sorvegliare e punire, nascita della prigione, uscito da Gallimard nel 75 e da Einaudi in italiano un anno dopo, descrizione che vi abbiamo proposto in una lettura tratta dagli archivi della nostra radio. Apriamo così la nostra trasmissione che dedichiamo all'eredità del pensiero del grande intellettuale francese, in particolare nell'ambito degli studi sull'evoluzione storica delle cosiddette istituzioni totali, ospedali, manicomi, carceri. Il progetto di fondazione di un nuovo esercizio del potere che sostituisca la pubblicità clamorosa con un più discreto ma più continuo ed efficace controllo si delinea, secondo Foucault, nel Settecento, quando la critica illuministica attacca la pratica del supplizio considerato inutile ed eccessivo. Attraverso complesse vicende legate alla necessità di disciplinare la nuova manodopera occorrente alla nascente industria, il carcere diventerà il luogo privilegiato della nuova penalità, segnata da una figura che non è più quella del reo che ha commesso un determinato crimine, ma di un soggetto delinquente, classificato e analizzato da una nuova disciplina, la criminologia. Ma che cosa rimane del pensiero foucaultiano ad oltre 30 anni dalla pubblicazione di Sorvegliare e punire? Ne parliamo con i nostri ospiti, Judith Revel, in linea da Parigi, dove è maître de conférence all'Università Paris 1 Sorbonne. Buongiorno. Salve. Lei è membro del consiglio scientifico dell'archivio Michel Foucault. Tra i lavori che ha dedicato al filosofo francese, ha curato per Feltrinelli il primo volume dell'archivio Foucault e altri 2 libri, Le parole e i poteri, letteratura e politica, e Michel Foucault, pubblicato da Manifesto Libri, e Foucault, un'ontologia dell'attualità, Rubettino, 2003. Buongiorno anche a lei, professor Sandro Chignola. Salve a tutti. Lei insegna filosofia politica all'Università di Padova, anche lei sta lavorando sul pensiero di Michel Foucault, e ai nostri ascoltatori ricordo almeno il volume Governare la vita, un seminario sui corsi di Michel Foucault al Collège de France, edito a Verona nel 2006.
Per cominciare, le chiederei di illustrare il tragitto che ha condotto Foucault dal lavoro sulla follia nell'età classica allo studio della criminalità e della delinquenza. È un percorso difficile nel caso di Foucault da ricostruire in termini lineari, visto che Foucault appunto ha tra le sue caratteristiche fondamentali anche quella di rivendicare, e lo ha sempre fatto esplicitamente, una notevole discontinuità fra i suoi progetti di ricerca. Volendo costruire appunto una linea esplicativa, mentre il libro sulla storia della follia è un libro sulla genealogia della ragione che riguarda anche, diciamo così, meccanismi secchi di inclusione ed esclusione binaria, il lavoro che Foucault viene facendo nell'analitica del potere per come da svolgere all'altezza di sorvegliare e punire è un lavoro che tende invece, come dire, a destabilizzare questo codice di inclusione e esclusione secca e a far lavorare invece una traccia disciplinare di applicazione del potere e di sovrapposizione del potere a tutti i meccanismi sociali e dunque a lavorare di più sulle caratteristiche di inclusione disciplinare, di inclusione differenziata che fanno sì che quella che può configurarsi in termini appunto eccezionali come un meccanismo di controllo più antico, diciamo così, come può essere appunto quello del supplizio, venga progressivamente sostituito invece da una forma di rapporto sociale innervato al potere, dentro il quale vengono fatti lavorare appunto codici di normalizzazione. Si passa quindi da una inclusione-esclusione secca a un meccanismo di inclusione che fa perno sulla diffusività sociale del potere. Io credo che questo tipo di analitica del potere di Foucault sia quella forse più vivida tuttora da analizzare per continuare a far lavorare Foucault nei nostri lavori di ricerca e non usarlo semplicemente come un classico al quale fare riferimento quando ci mancano le parole. Una ricerca che, come dimostrano i vostri lavori, continua ancora naturalmente. Judith Revel, come si situa lo studio sulle prigioni e più in generale dei dispositivi di sorveglianza raccolto nel volume Sorvegliare e punire, nascita della prigione all'interno dell'opera di Foucault che potremmo considerare quasi sterminata a questo punto? Sì, da una parte c'è una costante dai primi lavori di Foucault fino agli ultimi poi tra l'altro, cioè il fatto di prendere in considerazione uno spazio determinato, che può essere quello della follia o della clinica o della prigione, e di prendere in considerazione non solo uno spazio ma un periodo determinato, cioè non si può pensare al lavoro di Foucault senza pensare sempre a uno sforzo di periodizzazione, che poi può essere anche discusso, contestato, lo è stato per Sorvegliare e punire, per esempio, ci si ricorda le polemiche con Carlo Ginzburg, però al di là dell'aneddoto c'è sempre l'idea di una determinazione di oggetto e di una determinazione di periodo. Il grande motore della riflessione filosofica di Michel Foucault è sempre stato rappresentato dai problemi che di volta in volta l'attualità sociale e politica del suo tempo gli poneva davanti agli occhi. Nessuno di noi è sicuro di sfuggire alla prigione, oggi meno che mai. Il controllo poliziesco pesa sulla nostra vita di tutti i giorni, nelle vie e nelle strade. Per gli stranieri e i giovani, il delitto di opinione è ricomparso. Le misure antidroga accrescono l'arbitrio. Siamo controllati a vista. Ci dicono che la giustizia è sovraccarica. Lo vediamo bene. Ma se fosse la polizia che l'ha sovraccaricata? Ci dicono che le carceri sono sovrappopolate. Ma se fosse che si imprigiona la gente troppo spesso? Sulle carceri l'informazione è scarsa. È una regione in ombra nel nostro sistema sociale. Uno degli scomparti bui della nostra vita. Abbiamo il diritto di sapere. Questo è il motivo per cui, insieme a magistrati, avvocati, giornalisti, medici, psicologi, abbiamo formato un gruppo di informazione sulle prigioni. Noi ci proponiamo di far sapere che cos'è il carcere, chi ci entra, come e perché, cosa vi accade. Queste notizie non andremo certo a cercarle nei rapporti ufficiali. Le chiederemo a chi per un motivo o per l'altro ha avuto un'esperienza diretta o qualche rapporto con il carcere. Così Michel Foucault annunciava la fondazione a Parigi nel 1971 del gruppo di informazione sulle prigioni, il GIP, nato su iniziativa del filosofo in occasione delle rivolte dei carcerati frequenti in Francia in quel periodo. Qual è stato il ruolo del GIP nella genesi di Sorvegliare e punire? Sandro Chignola.
A me interessa molto questa esperienza del GIP, soprattutto per il riflesso che questo tipo di impegno politico di Foucault ha sul suo lavoro intellettuale, sulla sua pratica filosofica, insomma. Io credo che una delle intuizioni fondamentali di Foucault, sulle quali continuare a lavorare, è questa specie di secolarizzazione, mi si passi il termine, della filosofia. Cioè, Foucault diceva che appunto la filosofia ha a che fare col giornalismo, inteso in senso alto, nel senso nicciano del termine, cioè la filosofia è quel modo di impegno, di elaborazione specifica dell'attualità dove appunto ci sono le verità che costringono a pensare, direbbe Deleuze. Quindi, come dire, l'esperienza del GIP è un'esperienza straordinariamente importante perché rappresenta il trait d'union tra la militanza politica di Foucault e la costruzione di una figura specifica, come la chiama lui, dell'intellettuale, non più l'intellettuale portaparola, l'intellettuale come rappresentante dell'universale della critica, ma come un intellettuale che accompagna le lotte e che nella sua specificità di un lavoro di ricerca che permette di dare le parole e gli strumenti alle lotte, trova la ragione del proprio impegno filosofico. E da questo punto di vista credo che l'esperienza del GIP in relazione a sorvegliare e punire non possa essere sottovalutata come semplicemente un episodio di cronaca o di biografia. Insomma. Forse Judith Revel anche oltre quindi sorvegliare e punire il ruolo del GIP. Sì, ma credo che sia veramente stato il punto di svolta del Foucault degli anni 60, che era prevalentemente un Foucault interessato agli aspetti così epistemologici e storici, ecco, per cui era interessante far emergere un modo di pensare, un sistema di pensiero, come diceva lui, in un determinato periodo e su un determinato oggetto, per esempio ragione e disragione, no? Cioè strutture appunto a forma di binomio. Invece col GIP viene fuori qualcos'altro, credo, che non è totalmente altro, ma che è più qualitativamente definito, e che intanto il fatto che bisogna confermare il fatto che il potere non è una cosa, non è un'entità, non è un luogo definito, non è un soggetto definito, non è lo Stato, comunque non soltanto, ma ci sono una infinità di rapporti di potere che suscitano e producono una serie di elementi o di dispositivi che sono molto variegati tra di loro. Il potere può produrre sapere, per esempio la criminologia produce un sapere alla fine dell'Ottocento che controlla, oggettiva, identifica un certo numero di fenomeni e in quanto tali li include dentro una disciplina, ecco, che appunto è portata da questo sapere. Varrebbe la pena di fare il parallelo con, non so, il sapere prodotto dagli alienisti nello stesso periodo, per esempio, e via dicendo. Quindi può essere un sapere, quella faccia del potere o dello stato dei rapporti di potere a un momento dato, ma può essere un'istituzione, appunto il manicomio, la clinica, il carcere, ma Foucault ne fa altri, ne elenca altri in sorvegliare e punire, la scuola, la fabbrica e via dicendo, l'ospedale ovviamente, e possono essere una serie di rapporti agli individui e ai gruppi, sia gli uni che gli altri, che si innescano, si costruiscono in modo inedito. Allora, per tornare al GIP, credo che la cosa fondamentale nel GIP sia stata intanto questo riconoscimento della singolarità di un rapporto di potere in una situazione data, ecco. Cos'è la faccia del potere per i detenuti che sono incarcerati nel 1971, 72, 73, quando Foucault si affaccia a quel tipo di militanza? Contro chi o contro cosa si lotta e cosa si chiede? E questa è la prima cosa. Poi l'altra cosa che mi sembra proprio l'intuizione molto forte di Foucault, e quella sì che attraverserà i lavori di Foucault fino alla fine, è che non c'è un potere senza un soggetto che lotta contro quel potere, e che paradossalmente uno degli effetti di un rapporto di potere è di suscitare o di permettere degli effetti di soggettivazione, cioè dei momenti in cui il soggetto, invece di essere schiacciato, oggettivato, assunto, ripreso, mangiato, riesce a produrre se stesso nel momento in cui si oppone. E Foucault trova, e di questo abbiamo dei testi, abbiamo anche pubblicato gli archivi qualche anno fa, Foucault è sbalordito dal fatto che i detenuti fanno nell'esperienza del GIP delle conquiste enormi, non tanto perché ottengono dalla istituzione penitenziaria delle cose che chiedono, non so, delle cose estremamente banali, saponette, più ore di colloquio con le famiglie, TV a colori e via dicendo, ma che ottengono in realtà un rapporto a sé che è un rapporto nuovo, perché diventano soggetti di se stessi, della loro vita. Quindi non c'è un'analitica dei poteri senza un'analitica delle soggettività, non si può parlare di poteri senza parlare di soggetti. Quindi una grande riflessione sul potere che ci ha illustrato Judith Revel, Sandro Chignola. Foucault ha individuato nella storia della repressione il passaggio dalla punizione alla sorveglianza. Si tratta del momento in cui ci si è resi conto che era più efficace e redditizio dal punto di vista dell'economia del potere sorvegliare che punire. Ma appunto, in che misura questo momento che avviene tra 7 e 800, con l'incarcerazione
corrisponde concretamente alla formazione di un nuovo esercizio del potere. Io credo che sia una delle intuizioni più importanti di Foucault, questo passaggio dalla punizione alla sorveglianza, anche perché se volessimo indulgere a una retorica dello smascheramento, della critica all'ideologia, in qualche modo Foucault mette a tema quello che è il vero motore del riformismo settecentesco, non semplicemente una buona intenzione nei confronti del punito, quel corpo straziato che apre le pagine iniziali di Sorvegliare e punire con il resoconto del supplizio di Damien, questo regicida che subisce una fine atroce, quanto piuttosto che il movimento di riforma tra 6 e 700 è orientato a un problema di maggiore efficacia della punizione e quindi la società di sorveglianza che nasce come possibilità di rendere permanente ciò che invece nel rito sacrificale del patibolo è affidato a una pura intermittenza, no? L'esercizio del potere una volta ogni tanto. Ciò che orienta il movimento di riforma, il riformismo dei Beccaria, dei Verri e così via, dell'illuminismo, è per Foucault appunto il problema di rendere più efficace, più quotidiano, più millimetricamente invasivo l'esercizio del potere, che quindi dispiega, come dicevo prima, una razionalità sociale complessiva. La società di sorveglianza non è semplicemente la società che si materializzerà come dispositivo controllato nel carcere, no? Ma quella forma di esercizio del potere che è comune a tutte le istituzioni che nominava poco fa Rita Revelle, no? La scuola, la fabbrica, è un'organizzazione differente dello spazio e del tempo della società e quindi il movimento di riforma che si esercita non semplicemente con lo spirito della tolleranza, con lo spirito illuminista della rimozione della crudeltà della pena, ma invece che coniugandosi alle teorie del contratto sociale si perita di punire non questo individuo qui, il criminale, ma l'imitatore futuro, facendo sì che insomma tutta la società sia percorsa dall'imperativo che bisogna difenderla la società e quindi scatenando dispositivo di sicurezza generale. Judith Revel, la prigione deve essere situata nella formazione della società di sorveglianza che prende avvio in epoca moderna con la messa a punto di tutto un insieme di procedure per incasellare, controllare, misurare, addestrare gli individui in quello che si potrebbe definire un grande processo di disciplinamento sociale. Sì, però mi sembra che se si definisce la disciplina semplicemente come un incasellamento, in realtà già nel Settecento ci sono tutte le possibilità di leggere quel tipo di fenomeno, perché il Settecento è, e questo Foucault ce lo dice nelle parole e le cose, già nel 66, il secolo delle tassonomie, delle identificazioni oggettive, dell'organizzazione appunto a caselle della società, del sapere, del mondo, delle rappresentazioni che abbiamo e via dicendo. Mi sembra che il salto qualitativo di sorvegliare e punire sia più nel fatto che Foucault lega questo incasellamento degli individui e il loro raggruppamento anche, la loro distribuzione in gruppi, in popolazioni, dice Foucault, lega questo a qualcosa che è fondamentale, che è una dimensione economica. Cioè, così come quando Foucault scriveva la storia della follia, non si poteva capire l'emergere di quello strano oggetto nuovo che è la follia senza capire le ragioni demografiche o che ne so, la realtà dell'assolutismo in Francia nel 600, oppure i fenomeni di urbanizzazione, di sedentarizzazione del nomadismo tardo medievale, via dicendo. Cioè, così come non si poteva capire la follia senza un contesto, ecco, molto vasto e che si richiamava alle discipline sociali, alle scienze umane e sociali in generale, allo stesso modo esattamente non si può capire la sorveglianza o il passaggio della punizione alla sorveglianza senza capire quel passaggio fondamentale che è il passaggio a un'economia politica, e cioè che la razionalità politica muta e quel mutamento fa sì che diventa la vera, la nuova ratio della politica il fatto di poter produrre più profitto con un minor costo in economia. E questo va molto lontano nella riformulazione della politica e dei dispositivi politici di cui la sorveglianza è uno degli elementi, una faccia. Per esempio la regola giuridica come espressione della sovranità, così come era stata definita e praticata in età moderna fino ai primi dell'Ottocento, non funziona più, non basta più per disciplinare i corpi, perché non si tratta più di disciplinare i corpi, si tratta di disciplinare i corpi per metterli al lavoro. E allora si inventa un nuovo strumento che non cancella la regola giuridica, ma si sopraggiunge alla regola giuridica, e quel nuovo strumento, che ovviamente attraversa sorvegliare e punire dall'inizio alla fine, è la norma, per esempio. Ma in che misura la prigione sin dalle origini è stata legata anche a un progetto di trasformazione degli individui, Sandro Chignola? Nel caso specifico dell'analisi foucaultiana, il problema è che la prigione è uno dei dispositivi attraverso i quali viene messa al lavoro la massa
della popolazione e il singolo individuo. La razionalità del potere moderno, Foucault lo dirà molto più chiaramente nei corsi di biopolitica della fine degli anni 70, cioè pochi anni dopo in realtà sorvegliare e punire, è una razionalità che procede omnes et singulatim, cioè prendendo la popolazione e prendendo il singolo individuo, che devono essere entrambi, diciamo così, trasformati e adattati alla nuova razionalità di mercato che viene posta in essere come scopo specifico di questo tipo di esercizio del potere. Di recente mi è capitato di leggere un testo che non avevo mai incrociato prima, che è un testo in cui Bernard Mandeville, nel metà del Settecento, analizza il problema delle esecuzioni capitali in Inghilterra e si vede chiarissimamente come l'analitica di Foucault avesse colto perfettamente nel segno. Il problema fondamentale è che cosa facciamo di questa popolazione che affolla le carceri, che è una moltitudine indocile, che è una massa criminale, e come facciamo a rendere produttivo l'esercizio della pena di morte e della carcerazione, rendendo efficiente la carcerazione e riadattando, diciamo così, trasformando dunque ogni singola parte di quella moltitudine, di quella massa, in individuo socialmente utile e socialmente compatibile. Cioè c'è una razionalità economica molto precisa che viene dispiegata in questi processi di riforma, e una razionalità economica che ha il suo cuore nel mercato e nel lavoro disciplinare attraverso il quale l'individuo viene reso compatibile al mercato e ai suoi scopi. Quindi appunto una grande razionalità insita in questo processo. Tornando ancora ai meccanismi di potere, Judith Treville in generale, come ha osservato lo stesso Foucault, i meccanismi di potere non erano mai stati molto studiati nella storia. Come accennava a lei prima, questa molteplicità dei poteri, si sono studiate le persone che detenevano il potere, ma non il potere nelle sue strategie. Ecco, qual è stato il ruolo pionieristico di Foucault in questa direzione? Ma non so se è stato pionieristica, è stato sicuramente un'inversione di rotta, nel senso che non solo perché ci si interessava di più alle persone che possedevano il potere, che era il potere stesso, ma perché c'era in Francia, in particolar modo sotto un'influenza diretta che era quella della scuola marxista francese, c'era veramente l'idea che il potere era intanto una cosa a proposito della quale si producevano al meglio giudizi morali, il potere cattivo per esempio, che è una cosa che io sottolineo sempre perché mi sembra che sia di ritorno questa idea del bene e del male in politica, e poi che era una cosa una, e che quella cosa una, quella entità con la P maiuscola, attraversava la storia senza mai esserne toccata. Credo che l'intuizione di Foucault fondamentalmente in realtà sono due. La prima, ovviamente, e l'ho già detto e lo ripeto, è questa molteplicità dei rapporti di potere. La seconda però è anche che questa molteplicità è fondamentalmente storicizzata, cioè che a ogni periodo in realtà i poteri si riarticolano e si riformulano e si riorganizzano tra di loro. E poi aggiungerei una terza cosa però, è che non si è mai totalmente da un lato o dall'altro di un rapporto di potere, cioè non si è mai soggetti o oggetti semplicemente di un rapporto di potere, si è, ognuno di noi lo è, attraversati contemporaneamente da tantissimi rapporti che ci fanno in modo contemporaneo allo stesso tempo soggetti o oggetti di potere. Allora, tutto questo ovviamente sposta enormemente il tipo di analisi che si producevano all'epoca di Foucault, e l'opposizione più feroce a Foucault in Francia, ovviamente anche in Italia, all'epoca viene da filosofi di scuola marxista, mentre, ed è la cosa forse più divertente, Foucault aveva un'estrema attenzione per i testi di Marx ed era anche un grande lettore di Marx. Basta ricordare, non so, la polemica violentissima con un testo molto duro di Massimo Cacciari quando esce Sorvegliare e punire, per esempio. C'è una recensione di Azor Rosa feroce, interessante ma feroce, laddove in realtà quando esce il libro in Italia nel 76, quelli più attenti, anche a volte critici, però attenti e consapevoli che qualcosa nella tessitura dell'analisi sta cambiando e che in effetti apre strade nuove, sono gli storici, e ho già citato il nome di Carlo Ginzburg, e ovviamente è una polemica, però è una polemica estremamente attenta, e poi i giuristi di filosofia del diritto, e penso a Mario Sbriccoli per esempio, che fa una recensione formidabile in cui capisce perfettamente la posta in gioco delle analisi foucaultiane, laddove i filosofi forse non hanno visto o non hanno voluto vedere. E forse molti non hanno neanche veramente ben capito quest'idea del reticolo di poteri, ma siamo quasi in conclusione della nostra trasmissione di oggi. Sandro Chignola, alla luce di tutte queste considerazioni, quali aspetti, penso ce ne siano veramente, sono ancora attuali della riflessione di Foucault?
A mio modo di vedere personale, Foucault non può essere trattato come un classico della filosofia, perché monumentalizzarlo come un classico della filosofia chiedendosi che cosa ha ancora da dirci sarebbe fare un'operazione profondamente antifoucaultiana. Io credo che le filosofo masché, il filosofo mascherato, come a volte lui si firmava, non ne sarebbe molto contento. Intendo, non sarebbe contento di questa figura di sé come filosofo a tutto tondo, con il suo busto nel Pantheon della filosofia. Io credo che di attualità di Foucault debba parlare nel senso del prolungamento di un gesto filosofico, di un'attitudine filosofica, cioè l'idea di mettere in diagonale il presente e la sua storia, come dice lui. Io credo che appunto bisogna prendere molto sul serio quest'idea che anonimizza un po' Foucault, se si vuole, anche se lo dico in forma forse un po' estrema, come una cassetta degli attrezzi, come una boîte d'outils, diceva lui. E se Foucault ha un'attualità, questa specifica attitudine che fa di una filosofia un repertorio di mosse strategiche, di attrezzi, di analisi che possono essere ancora fatte lavorare nella problematizzazione filosofica di che cos'è la nostra attualità. Un metodo più che non delle nozioni, l'eredità del pensiero di Michel Foucault nella cultura contemporanea, ne abbiamo parlato con i filosofi Judith Treuvel e Sandro Chignola. Vi ringrazio per essere stati con noi, molte grazie e molti auguri per il vostro lavoro.